In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul È vero canale che quella 42 su generazione di Apprendi. filosofi, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, eccetera, eccetera, quello che si chiama il post-strutturalismo francese, ha segnato fortemente la cultura europea e da un certo punto di vista mondiale. È anche vero che io sono assolutamente convinto che la filosofia, come qualsiasi altra cosa che faccia parte del mondo umano, appartiene a un'epoca. Appartiene a un'epoca, non sono un idealista nel senso filosofico del termine, non esistono pensieri che sono totalmente scollegati dal periodo storico, dal luogo geografico in cui nascono, eccetera, eccetera. Cioè l'identità, la nostra identità è importante, è calata in un tempo, in un luogo, è calata, non so, nel nostro genere, nel colore della nostra pelle, eccetera, eccetera. Quindi non esistono strutture Allora, totalmente questo avulse dalla incontro nostra con il identità. giornalista, filosofo e l'atleta mi sembra un po' attinente al rapporto tra libertà, arbitrio e controllo, anche se molti filosofi dicono che, e neuroscienziati dicono che il libero arbitrio non esiste. Michel Foucault, teorico dello strutturalismo, sostiene che il potere esiste in funzione dell'opposizione che suscita, e quindi il potere diventa governamentale, ovvero fondato sulla burocrazia, e dunque per governare il dissenso si concedono libertà condizionali finalizzate alla Sempre capitalizzazione dei dati. io abitavo, non c'erano corsi di ginnastica, quindi ho iniziato per un breve periodo con la danza e poi ho iniziato a fare dei corsi base di ginnastica e poi mi sono trasferita a Brescia con gli allenamenti. Con Ho gli iniziato a fare i miei allenamenti e allenamenti quando l'apertura. avevo 9 anni e comunque anche in palestra è richiesta tanta attenzione, disciplina, fare tutto sempre nel modo che richiede l'allenatore, quindi a un certo punto non diventa più Però un quello che dico gioco. sempre anche ai miei studenti quando insegno è: attenzione, recensire una mostra d'arte non è fare un'operazione a cuore aperto. Quindi cerchiamo anche di dare il giusto peso alle cose. O così come nel giornalismo, fare, il critico musicale dell'opera è diverso da fare il reporter di guerra. Non possiamo dire che abbiamo le stesse responsabilità, gli stessi rischi, eccetera, eccetera. Ci sono colleghi che sono su fronti di guerra e che rischiano la vita non ogni giorno, ogni minuto. Quindi cerchiamo anche di mettere le Beh, cose nella sì, giusta cioè prospettiva. io piuttosto che non dire basta, mi sono rotta il tendine, volevo provarci ancora una volta e non mi interessava, tra virgolette, non mi interessava come sarebbe andato, certo, se non ci fossi riuscita la delusione sarebbe stata tanta, ma comunque sapevo che ci avevo provato ancora una volta e non c'ero riuscita. Invece non provarci affatto mi avrebbe fatto rimanere quella cosa di dire, ma se avessi provato, alla fine potevo ancora giocarmi le mie carte, ma non ho voluto e mi sarei portata Noi dietro un rimpianto dobbiamo essere in sicuramente. grado anche di adattarci in quanto docenti a situazioni impreviste e cercare di capire come svolgere al meglio il nostro lavoro. Cioè, di nuovo, è un discorso di mantenimento, come diceva Vanessa. No, non è che possiamo dire, ah vabbè, ma tanto noi siamo dei bravi docenti, e quindi lo saremo sempre. No, è una cosa che Questo devi discorso del rinnovare ogni mantenimento, giorno, secondo me. secondo me, è, ripeto, è una delle migliaia di cose che l'ambito sportivo può insegnare al resto della nostra vita, alle altre pezzi della nostra vita. I costumi delle ginnaste sono bellissimi, sono proprio bellissimi, ma non sapevo che fossero così preziosi e l'ho scoperto adesso leggendo la tua storia. Ecco, com'è la vita di un atleta Beh, sì, su fuori questa dal cosa che stai dicendo, podio? tra l'altro, io posso fare un esempio che è capitato a me, come anche tanti altri. Io ho fatto, appunto, come abbiamo detto prima, 4 Olimpiadi. L'ultima, alla fine, è arrivata questa medaglia. È chiaro che quando arriva una medaglia, sei tra gli atleti più ricercati, soprattutto alle Olimpiadi. Queste cose qua, un po', con la televisione si fa fatica a capirle. Quella che adesso queste Olimpiadi qua è arrivata a quarta, la quinta, cioè si giocava di un decimo, in un decimo eravamo tutte dentro lì e un decimo è lo stesso decimo del passo che io ho fatto che mi ha buttata quarta a Rio. Quindi tante volte il valore di un atleta viene dato più basso rispetto a quello che è perché non porta a casa questa medaglia.
In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.